Sindaco Di Pietro, la presenza dei big del Movimento 5 Stelle e del suo partito qui ad Augusta, che significato ha? Le truppe cammellate sono tornate, direbbe qualcuno. Il significato è il nostro modo di fare politica e sottolineo non siamo un partito, lo dico sempre, so che per uso comune, ma non siamo un partito. Il significato è quello che in momenti, come dire, importanti che riguardano una comunità, noi siamo una grande comunità e tutti facciamo quadrato dinanzi ai problemi che riguardano il territorio. Quindi. Sulla vicenda della Port Authority? Sulla vicenda della Port Authority io parlo sempre del fatto che la magistratura deve fare, come dire, il proprio corso e quindi non mi sbilancio. Sentiremo cosa hanno da dire in proposito i nostri portavoce, che comunque hanno fatto già delle interrogazioni anche nei mesi passati quando c'è stata la proroga del commissario Cozzo. Oltre all'incontro istituzionale ci sarà anche un incontro privato con la delegazione del Movimento. Parlerete di cosa? Incontro privato per ora non credo che sia previsto, poi se ha da venire. Comunque ci siamo sentiti chiaramente in questi giorni da quando appunto è scoppiato questo caso con una serie di informazioni, noi appunto siamo sempre in contatto fra di noi, quindi era naturale che venissero qui per sollevare appunto quello che sta accadendo ed è anche un po' collegato a mio modo di vedere con quelli che sono stati purtroppo i risultati di astensionismo, perché a mio modo di vedere è grave che un Presidente del Consiglio invita all'astensionismo, semmai ad andare a votare magari votando no, ma non certo a dire al cittadino di non esercitare quello che è un diritto dovere. A margine della piazza ci sono gli esponenti, i rappresentanti delle società sportive che vogliono testimoniare il disagio della città e dei cittadini per la mancanza di un impianto sportivo pubblico. Allora, su questa cosa devo dire che all'indomani di quando ci è arrivata la simpatica notifica del Ministero dell'Economia chiedendo a noi il conto delle mancate bonifiche di campo sportivo e rada, già i nostri parlamentari si sono attivati, infatti a parte ad aver fatto un comunicato dove diciamo che queste somme non tocca pagarle al Comune di Augusta, l'abbiamo fatto a livello nazionale ricordando appunto questo errore grossolano, in quanto peraltro siamo anche un sito SIN, faremo un'iniziativa sia a livello locale, quindi noi risponderemo chiaramente con una nota come comune, ma avremo anche il sostegno dei nostri portavoce.